Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Climax. Allora, oggi sessione, una mezza giornata, una mattinata libera, e con questa bella regina diamo inizio a questo video e spero vi piaccia e vi auguro una buona visione ragazzi. Eccoci qua, allora oggi sono ai laghi di Cesena, sono nel lago B ragazzi, postazione 5, quindi una postazione dove non avete mai visto video nel nostro canale, ci pesco per la prima volta anch'io in questa postazione, quindi non la conosco perché nel B ho pescato solo nella postazione 1, Max invece ha fatto diversi video nella 4 o 3 mi sembra, adesso non mi ricordo, e niente ragazzi, allora la postazione è molto bella. La macchina non è proprio comoda, è lì a 50 metri, quindi o col carrettino oppure poca roba e venite fin qui a piedi. Oggi ragazzi il tempo è stupendo, spero di divertirmi perché l'obiettivo di stamattina appunto è questo, cercare di divertirmi un po' e spettacolo. Sono dalla parte di qua del lago, perché lì c'è quell'isola che taglia praticamente quasi a metà questa cava qui, quindi mi ha sempre pescato di là noi. È la prima volta che pesco di qua, quindi non so cosa mi aspetta. Avete visto il primo pesce, una bella regina, non grandissima, ma vi garantisco che qui anche i pesci più piccoli sanno il loro, quindi tirano veramente molto e ci si diverte sempre. Allora che dire ragazzi, sessione molto semplice e veloce, quindi non pasturerò se non qualche scobrata con il cobra, con qualche pellet, qualche boia stagliata a metà di pata, e pescherò in bombetta, quindi farò delle bombette semplici con piombi in line e basta, quindi nulla di particolare. Sto pescando con inneschi bilanciati della mainline che ormai ci accompagnano in quasi tutte le nostre sessioni, e ho innescato anche un CM2, quindi adesso essendo che fa un po' più caldo il nostro mix comincia a lavorare un po' di più, quindi entra in pastura meglio, quindi una l'ho innescata e basta. Adesso ovviamente vi spiego come mi sono attrezzato e come mi sono posizionato. Allora ragazzi, come mi sono attrezzato per questa mattinata? Allora, come vedete ho tutta la roba qui, ho portato via solo questa perché la macchina, ripeto, ce l'ho lì in fondo, quindi non avendo il carrettino oggi con me ho veramente tre borse di numero, però ripeto, in quelle borse ho tutto. Poi picchetti, tre canne, due di qua e una di là. Mi sono sempre lasciato lo spazio qui in mezzo per essere comodo, inguadinare e quant'altro, perché ripeto, bisogna sempre prestare attenzione anche a questo. E basta, poi ho scoperto adesso che c'è questo bel crostone qui, che adesso si riesce a vedere, prima no. Quindi le carpe devono salire lì, quindi spero che veramente non si impiantino sotto, e che così facendo appunto mi creeranno un problema, quindi dovrò tirarle su lì e cercare di alzarle per portarle sopra questo costrone.
bella impresa. Comunque ragazzi, merita veramente tanto il posto. E attorno a me c'è il niente, come vedete. Si sta veramente tranquilli qui ragazzi, ma veramente tranquilli. Nel frattempo che aspettiamo che parta qualcosa, vi volevo spiegare un attimo meglio come funziona qui a Cesena. Quindi, come quello che bisogna fare, insomma, per venire a pescare qui. Ultimamente ci avete scritto in parecchi riguardo a queste cave, evidentemente molti di voi vogliono venire a pescare qui e non è molto chiaro, insomma, per chi non sa ovviamente come si deve fare. Allora, intanto sono un complesso di cave libere gestite dalla FIPSAS, quindi ovviamente si deve essere in possesso della propria tessera FIPSAS e poi c'è bisogno di questo, che è un permesso che può essere annuale o giornaliero. Se lo fate annuale il costo è di 35 euro, valido, mi raccomando ragazzi, dal 1° di gennaio al 31 dicembre. Molto importante, quindi se vi fate il libretto annuale a ottobre sapete che pagate 35 euro per avere l'annuale, ma sarà valido fino al 31 dicembre, quindi poi dal 1° di gennaio dovrete farvene uno nuovo, quindi ricordatevi bene questa cosa qui. Quindi annuale 35 euro dal 1° di gennaio al 31 dicembre, giornaliero invece ha un costo di 10 euro, e ovviamente è valido la giornata che fate in sessione. Si può pescare dall'alba al tramonto, cosa molto importante. Se volete fare la notte ha un costo supplementare di 5 euro a notte. Dove vi fate questo libretto e il permesso notturno eventualmente? Allora, all'interno di questo libretto qui vi mettono anche, oltre che a tutti i regolamenti che ci sono in base alle discipline di pesca, vi mettono anche una mappa dei laghi, quindi trovate tutti i laghi con i loro nomi, le varie postazioni e i parcheggi. Che faccio una piccola premessa sui parcheggi, ragazzi, mi raccomando, parcheggiate le auto dove vedete le P del parcheggio. Se parcheggiate dove non dovete siete in multa, quindi mi raccomando fate molta attenzione. Diciamo che in alcune postazioni sia un po' più comodi, altre un po' più scomodi perché la macchina non è proprio vicino, però insomma ci si attrezza un attimo con un carrettino, insomma, o poca roba come nel caso mio oggi, e ci si riesce tranquillamente. Quindi mappa dei laghi, vari regolamenti, e trovate anche tutti i punti dove potete andare a fare questo libretto. Vi lascio in descrizione ragazzi sotto il link di questo libretto, quindi lo trovate, potete già vederlo tramite il link che vi lascerò in descrizione, tutto quello che c'è in questo libretto. Vedete, vi mettono tutti i vari nomi dei vari punti dove potete fare il libretto. Io vi posso garantire al 100% che Top Fish, Piccoli Dario Sport e il Bar Luna lo fanno, perché sono i posti dove andiamo a farlo anche noi, quindi questi sono sicuramente tre punti dove vi posso garantire che vi fate il libretto. Una cosa sul Bar Luna: non c'è il numero di telefono, mentre tutti gli altri trovate indirizzi, numero di telefono e quant'altro. Purtroppo il Bar Luna non ha il numero di telefono, quindi dovete venire per forza di cose qui e sperare che sia aperto, perché ci è capitato più di qualche volta che era chiuso e quindi si aspetta. Quindi vi ripeto, questo libretto lo trovate anche su internet, vi rilascio il link in descrizione ragazzi, ve lo ricordo. Vi serve questo e basta. Poi ragazzi, ripeto, è un posto stupendo perché si sta veramente molto tranquilli e basta. Quindi ecco, molti non sanno dell'esistenza di questo libretto. E adesso spero che con questo video, appunto, di aver aiutato più di qualche persona. Comunque ragazzi, se avete bisogno, lo sapete, basta che ci scriviate nei nostri social o anche in descrizione. E adesso è partito un pesce, ragazzi.
carte di Cesena sono sempre molto combattive, anche le più piccole. Eccola qua ragazzi, non è molto grande, ma vi posso garantire che vi fanno divertire lo stesso molto, perché sono carpe in forma e sane. Perlomeno in questo lago, in lago B, le ho sempre trovate molto belle. Eccola qua, adesso vado a rilasciarla. Tanto per darvi un'indicazione ragazzi, questa piccolina qui ha mangiato su un doppio innesco 20-16 bilanciato, quindi anche se sono piccole non hanno paura di mangiare inneschi diciamo generosi, un po' più grandi. Quindi ecco, un'altra cosa bella di queste cave è che non ci si deve appunto limitare sulla tipologia di innesco, quindi si può tranquillamente anche mettere una doppia del 20, anche una bolles del 30. Ci è capitato più di qualche volta che sono partite anche con le bolles del 30, quindi ecco, una delle belle cose qui è anche questa, quindi non si è limitati sicuramente sulla tipologia dell'innesco. Adesso vi faccio il sacchettino, poi rilancio. Adesso ragazzi voglio fare una prova. Ho dipato le Essential sul Go, quello al chocolate candy. Adesso voglio vedere se piace questo gusto. Adesso lo provo, lo innesco, vedete? Vediamo se si vede un attimo meglio. Questo è il tipo di innesco, quindi inneschi bilanciati, doppio omino di neve, e vanno a mangiare anche le piccole. Bene, adesso calo. Ok ragazzi, ha fatto una partenza fulminea, questa ha mangiato sul nostro mix, adesso ve la faccio vedere, sempre molta attenzione quando facciamo queste cose. Ok, allora che la giro di qua, è un po' più grossina delle altre, certo che veramente queste carpe sono pazzesche, amo il lago B. Adesso le ridò la libertà. Vediamo di là.
Ecco qua ragazzi, questo è l'innesco Combi Rig, il nostro mix con un chicco di mais finto, e basta. Adesso vado a rilanciarla e vediamo se riesco a prendere un'altra. Allora, vedete, qui dentro al nostro mix sono mesi che è dippato e è molto più potente di prima, perché ha una attrattività maggiore, ovviamente, perché essendo dippato entra in gioco subito. Quindi adesso tolgo questo, metto quello nuovo e rilancio nello stesso punto, ovvero tutto a sinistra nel centro della cava più o meno. Allora ragazzi, facciamo un punto della situazione. 3 pesci a guadino, ho ancora 40 minuti, un'oretta che posso star qui, poi devo andare via e spero di riuscire a fare un'altra cattura e basta. Ultimamente, ripeto, noi stiamo pescando molto con le mainline, adesso ricominceremo a usare anche il nostro mix, che a quanto pare ha ricominciato a lavorare bene, perché ha ancora qualche problemuccio d'inverno, dobbiamo ancora correggerlo bene, diciamo, quindi per quello ci affidiamo anche a mainline, perché è un'alternativa molto valida al nostro mix, quindi prevalentemente useremo quella, anche perché non abbiamo tra virgolette le bilanciate nostre, quindi noi utilizzando adesso molto anche le bilanciate ci troviamo molto bene appunto con quelle della mainline. E ripeto, adesso cominceremo di nuovo a innescare anche il nostro mix, che oggi almeno una partenza, una carpa sono riuscito a prenderla, quindi molto buono. E basta ragazzi, ripeto, ancora un'oretta e spero di riuscire a farvi vedere un'altra carpa. Partita anche quella centrale, adesso vediamo cos'è. Come tira, non sembra grande, vediamo, magari poi mi stupisce. Vale. Vedete la Tiger? Adesso la slamo ragazzi, eccolo lì. Ragazzi, è partita un'altra carpa.
Allora, mi dà l'impressione di essere un po' più grossa delle altre, sembra, eh? Nel frattempo, ragazzi, qui ho l'altro pesce. Ho dovuto farare subito la canna perché stavano i canneti. Il pesce è qui, nel guadino, sdamato ovviamente, in mezzo all'acqua. Adesso cerco di recuperare anche questa, così ve le mostro se non si incaglia. Dove è andata? Non si riesco a tirarla fuori da qua. Sì. Sempre con calma, ragazzi, mai avere fretta di fare le cose. Il pesce resta in acqua. No, dai, stessa stazza delle altre, un'altra regina a quanto pare. Ci vediamo. Passa anche lo stone che ho qui davanti. Ok, è sopra. Carpe a godino, ragazzi. Adesso veramente calma. Allora, le slamiamo qua, ovviamente. Allora, ragazzi, il video è cominciato con una carpa e finisce con due. Praticamente avevo appena recuperato la prima, l'avevo slamata nel guadino e subito dopo è partita la seconda, quindi ho inguadinato la prima, è quella qui, una bellissima regina, e poi ho recuperato la seconda, un po' più grande dell'altra, eccola qua. Due carpe a guadino, così non me l'aspettavo. Wow, sono felice, ragazzi, veramente una mattina da ricordare questa, ne avevo bisogno, ragazzi, veramente. Ogni tanto ci si deve anche divertire. Eccole qua, ragazzi. Bene, con queste due amiche io vi auguro a tutti voi una buona serata, mattinata, pomeriggio, non lo so, e vi do appuntamento, vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao, ragazzi! E la prima va.